Con tutto il rispetto, nella mia vita non ho mai preso ordini da nessuno, ho sempre fatto quello che ho ritenuto giusto e opportuno. Io credo che la cultura, l'arte, la musica non debbano subire nessun tipo di censura. Non ci sta, Pupo, al secolo Enzo Diverso, Ghinazzi, che ha deciso politichese. di intervenire ai microfoni dell'agenzia di stampa russa TASS dopo che il suo concerto in Lituania è stato annullato in segno di protesta per la sua esibizione al Cremlino. Il cantante aretino lo scorso 15 marzo si era esibito al Teatro del Cremlino per registrare uno speciale televisivo intitolato Pupo and Friends, uno spettacolo, come aveva ribadito nei giorni scorsi, che voleva essere un messaggio di pace, ma che evidentemente non è sembrato tale in Lituania. Gli organizzatori del concerto del 26 aprile hanno definito la cancellazione dell'evento una buona notizia per tutti coloro che non sono indifferenti all'aggressione russa all'Ucraina, sottolineando la necessità di chiudere le porte della Lituania a tutti gli artisti filorussi. Immediata la replica di Pupo. Io canto in Russia volentieri, con gioia, come canto volentieri in Lituania e in tutti i paesi del mondo. C'è da dire una cosa, i signori lituani parlano di intolleranza, ma in questo caso mi sembra che gli intolleranti siano loro, perché in Russia nessuno mi ha mai messo di fronte alla scelta, per dire, ecco, se canti in Lituania non potrei più venire a cantare in Russia. Ecco, questa cosa non l'avrei lo stesso mai accettata, perché sono un uomo libero, un artista libero e che ama la libertà e che rispetta tutte le culture del mondo.